Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Renzo, prego. Ormai, cara signora, ormai conosciamo lo strumento della propaganda, il richiamo al nazismo, non ci crede davvero nessuno, ma le voglio dire di più. Oggi è la giornata mondiale della libertà di informazione e l'Occidente, che è questa cosa qui, che è uno studio televisivo variegato dove si confrontano delle opinioni diverse, celebra la giornata mondiale della libertà dell'informazione invitando persino lei. Quindi questa è la democrazia che noi vogliamo salvaguardare, sia ben inteso, Ci ho detto, siccome un talk show, un programma di informazione così in Russia non sarebbe possibile ed è inutile che lei provi a dimostrare il contrario, perché lo abbiamo visto. Questo è una bugia, no, un fake. No, beh, signora, lei non sa niente. Signora, questo non sa niente. Li guardiamo, li seguiamo i dibattiti che avvengono nelle vostre televisioni. Nella migliore delle ipotesi i giornalisti vengono o uccisi come la Politkovskaja oppure incarcerati, ma non è questa la questione, questo era un fatto. La domanda è: fino a che punto vi spingerete? Cioè, prima l'obiettivo principale era il Donbass. È interessante perché lei rappresenta il Ministero della Difesa sostanzialmente. L'obiettivo principale era il Donbass. Ma avete fin dall'inizio provato a cacciare e ad uccidere Zelensky. Avete bombardato Kiev e in questo momento state continuando a bombardare tutta l'Ucraina. Allora, se il vostro obiettivo era soltanto tutelare la minoranza filorussa nel Donbass, perché continuate una guerra cercando di conquistare tutta l'Ucraina? Allora, ammesso che non concesso che sia giusto. Aspettiamo la risposta. Qual è la strategia? Generale Camporini. Qual è la strategia? Generale Camporini.